Aprile 2021, sicuramente un momento non facile, un momento in cui però dobbiamo continuamente pensare di guardare avanti e quindi non fermare la nostra voglia di fare, la nostra creatività. Nessuna pandemia può fermare la creatività e quindi anche quest'anno abbiamo deciso di presentare una serie di prodotti che vanno a completare, ad ampliare o a modificare la collezione di cappellini. Ho voluto chiamare Elena Salmistraro per raccontare con il suo modo assolutamente personale, con il suo modo assolutamente profondo e direi anche assolutamente ironico questi nuovi prodotti di cappellini. Quindi abbiamo questa sorta di contrapposizione tra degli oggetti molto semplici, molto rigorosi, molto precisi e invece un allestimento pieno di energia. Bisogna cercare di rispondere in maniera assolutamente attiva a ciò che sta succedendo, per cui proprio per questo motivo abbiamo deciso di lavorare su Amorfati, quindi su un'accettazione non passiva del nostro fatto, ma sulla costruzione della nostra vita e del nostro futuro. L'Amorfati è un concetto troppo complesso per poterlo raccontare con poche parole. Penso però che l'amore verso il fato, un fato a volte anche avverso, sia proprio come un gesto, un atto, una decisione che con forza riesca poi a definire, a costruire i nostri destini. Quindi insieme a Giulio abbiamo capito come raccontare la storia di cappellini e abbiamo pensato ai designer. I designer che con i loro gesti, con le loro idee, con le loro creazioni, sono riusciti negli anni a scrivere la storia di cappellini azienda e quindi anche a indirizzare il destino, ma non solo dell'azienda, ma anche del design in generale, del design italiano e internazionale. Come escamotage grafico ho pensato al serpente, all'uroboro, il simbolo di questo tempo ciclico, di questa storia che ritorna, dell'infinito. Questo serpente rappresenta il destino che si interseca, si attorciglia attorno alle vite di tutti questi personaggi che orbitano e hanno orbitato attorno a Giulio Cappellini. Sono delle strane figure mitologiche, metà uomo e metà oggetto. Questi personaggi hanno scritto con Giulio il destino dell'azienda. Abbiamo trasformato il nostro storico showroom di Milano in una galleria d'arte, in un allestimento bellissimo, un allestimento perfetto per presentare i nostri nuovi prodotti. Quest'anno per la prima volta apriamo il nostro negozio di Milano a tutto il mondo attraverso un concetto del negozio virtuale che ci permette anche i nostri clienti più lontani dall'altra parte del mondo di venire e di vedere questo bellissimo allestimento e i nostri nuovi prodotti. In queste novità ci sono nuovi attori e vecchi attori, quindi nuovi personaggi che entrano a far parte del catalogo dell'azienda e invece rapporti con alcuni designer già consolidati da molto tempo. Tra le new entry abbiamo due giovani designer dall'Europa dell'Est, Matej Jansky e Cyril Dundera, che hanno disegnato per Cappellini Heroi, una poltroncina molto sintetica, una poltroncina dalle linee molto nette e dalla manifattura direi alquanto sofisticata, adatta ancora una volta a diversi tipi di spazi. Un prodotto molto semplice ma che rispetta e rispecchia una qualità di costruzione artigianale estremamente precisa ed estremamente sofisticata. Abbiamo un'altra nuovissima entry che è questo giovane designer italiano, Francesco Forcellini, che ha disegnato Trace, una collezione di vasi in porcellana dove la finissima lavorazione di questo materiale permette di ottenere un effetto assolutamente tridimensionale.
Cord Lamp di Werner Heisinger. Werner è comunque un designer che da molti anni collabora con Cappellini, che ha voluto fare questa collezione di lampade piccole e grandi a sospensione, che sono un mix di tecnologia nella costruzione del progetto e altissimo artigianato nella parte di vetro soffiato a mano. Tra i rapporti più consolidati abbiamo Jasper Morrison, che presenta una nuova poltroncina dal nome San Siro, un prodotto estremamente semplice, estremamente pulito, adatto sia agli spazi pubblici che agli spazi privati. Abbiamo poi Marfa, che è un prodotto disegnato invece dal nostro team interno. Una poltroncina che ancora una volta può essere utilizzata nell'hospitality, può essere utilizzata negli uffici, può essere utilizzata nella casa. Sempre di Jasper Morrison, la fortunata collezione di sedie Tate, ormai sul mercato da 20 anni, che è stata quest'anno attualizzata nella paletta colori, e questa grande famiglia di sedute si divide oggi in 3 parti. Tate Color, con questi legni trattati all'anilina in colori molto vibranti, Tate Wood in una selezione di legni diversi e Tate Comfort rivestita nei diversi tessuti e pelli di Cappellini. Con Antonio Facco io ho ampliato la collezione di lampade aria, aggiungendo quest'anno anche la versione da terra, sia nella versione alta che nella versione bassa. Con Mark Newson abbiamo completato la collezione di vasi, appunto Newson Glass Vases, che abbiamo già presentato in anteprima lo scorso ottobre. Quest'anno l'abbiamo completato con questo tappo, con una particolarissima lavorazione e dalla forma che chiaramente rispecchia perfettamente l'approccio al design di un grande designer come Mark Newson. Con Sebastian Erkner abbiamo ampliato la collezione dei suoi imbottiti Litos, abbiamo aggiunto dei moduli che permettono oggi quindi di fare grandi composizioni o anche composizioni di dimensioni decisamente più piccole, sia ancora una volta per la casa che per gli spazi pubblici. Questi oggetti, disegnati da personaggi diversi, con storia, cultura, formazione differente e anche con un approccio differente al design, rispecchiano tutti comunque il DNA di Cappellini. Il pensiero di fare dei progetti, dei prodotti che non seguano le mode del momento, ma che siano degli oggetti duraturi, quindi dei long seller più che dei best seller. Se da una parte è fondamentale cercare di fare dei prodotti utili e belli, dall'altra parte io penso che sia assolutamente fondamentale cercare di far sognare, far sorridere le persone. Penso che mai come oggi questo sia il vero ruolo del design, il vero ruolo dei prodotti che un'azienda come Cappellini propone al mercato.